Il licenziamento di due dipendenti del Latisale è un fatto estremamente grave e inaccettabile. Chiediamo l'apertura immediata del tavolo di confronto per trovare le opportune soluzioni occupazionali. La richiesta, unita al grido di dolore delle segreterie territoriali di Batte e Foggia, di CGIL, CISL e UIL. Due lavoratori con la posizione di coordinatore in turno delle attività di confezionamento sali si sono visti recapitare nella giornata di lunedì 26 settembre la lettera di comunicazione dell'avvio della procedura di licenziamento con effetto immediato. Il provvedimento è giustificato dall'azienda in relazione al processo di riorganizzazione nell'ambito dell'unità produttiva del sito di Margherita di Savoia per esigenze di efficientamento organizzativo e produttivo. Noi riteniamo a giusta causa, tuonano i segretari generali, che l'azienda non possa continuare a fare micro riorganizzazioni senza nessun confronto preventivo con le forze sindacali e senza trovare soluzioni condivise. Lo abbiamo già riferito ai dirigenti della Tisale in occasione dei recenti incontri, lo ribadiamo ancora una volta. Per questo chiediamo che si apra già a partire dalle prossime ore il tavolo di confronto per trovare soluzioni occupazionali. Diversamente sarebbe davvero evidente la posizione assolutamente contraddittoria dell'azienda, che un giorno tranquillizza le parti sociali e quello successivo licenzia due lavoratori, pratica totalmente inaccettabile.